Transizioni animate in OBS Studio per creare delle transizioni come questa o ancora transizioni come questa o cose come questa oppure in una scena far comparire e far sparire un elemento o ancora transizioni come questa, ve l'ho già mostrata, anche qui possiamo far sparire, far ricomparire, spostare con questo rimbalzello. Oppure muoverci, andare in questa scena e fare un bel po' di cose. Vediamo un plugin che si chiama Move Transition che ci permette di fare un sacco di cose interessanti per quanto riguarda le transizioni. Vedremo un bel po' di cose carine per quanto riguarda la gestione di animazioni e tutte cose così. Direi di partire, quindi buttiamoci sullo schermo. Ecco qui una transizione animata tramite Move Transition e vediamo il funzionamento di questo Move Transition. È un plugin, un classico plugin di OBS Studio che andiamo a scaricarci dal forum. Inutile che vado a linkarvi la pagina qui sotto in descrizione, poi magari i link variano e vi ritrovate un link rotto. Vi basta scrivere Move Transition OBS Plugin e sicuramente arriverete alla pagina di download. A quel punto vi scaricate e vi installate il plugin. Do per scontato che sappiate farlo, altrimenti andate a guardare il tutorial che ho realizzato a riguardo, ve lo linko nelle schede. E dopo aver installato il plugin, innanzitutto possiamo verificare che sia installato. Da qui aggiungi Move, quella lì è la transizione di Move Transition. Ma come funziona questo plugin? Sostanzialmente, qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è creare delle transizioni che non siano banali, come per esempio il taglio o la dissolvenza, ma creare qualcosa di più carino, come può essere per esempio lo spostamento delle fonti all'interno della scena. Se noi abbiamo una scena che contiene una foto, poi abbiamo una scena che contiene quella foto più un'altra foto. Lui, invece di fare una transizione che può essere una dissolvenza, cosa ci va a fare? Ci sposta la foto e la mette nella posizione dell'altra fonte. E questa cosa, secondo me, è molto carina perché ci permette di non avere transizioni banali. Questo è il funzionamento delle mie call to action. In questo caso noi abbiamo la call to action di YouTube che è in grande. Ma ora voglio mettervi in grande la call to action di Telegram. Io ora sto per cambiare scena. Cambio scena, ma non c'è una transizione classica come può essere il taglio. Bensì c'è questo rimbalzello e c'è la call to action che va nella posizione della scena di destinazione. Ora, se io facessi uscire tutti questi elementi in questa maniera, esce tutto tranne il logo che vedete che resta e passa in alto a destra per la scena dello schermo. Questo è sostanzialmente il funzionamento di Move Transition, ovvero non avere delle transizioni banali, ma collegare le fonti e creare delle transizioni che siano carine tra di loro. E allora, dopo avervi spiegato in breve come funziona questo plugin, a che cosa serve, qual è il suo scopo, direi di vedere la transizione Move. Che cosa ci permette di fare questa transizione Move? Ci permette di avere una transizione come quella che avete visto nel caso delle call to action. Andiamo a prenderci qualche elemento da inserire nelle nostre scene di OBS. O fatemi un attimino andare in questa scena per evitare di farvi vedere file che non dovreste vedere. Ok, potete vedere tutto, non c'è alcun problema. Ci prendiamo queste quattro immagini, 1, 2, 3, 4, e le importiamo, anzi facciamo che le spostiamo sul desktop, così poi anche siamo più comodi per importare eventualmente queste immagini in altre scene, spostiamole sul desktop ed ecco qui che abbiamo queste quattro immagini, chiudiamo questa cartella che non ci serve più, andiamo ad importare questa immagine, ora non vedo niente, questa qua se non sbaglio è di una scimmia, quindi scriviamo semplicemente scimmia. Qui abbiamo degli elefanti, qui che cosa abbiamo? Un cervo, credo. E sta roba cos'è? Un koala. Ok, bene. Quattro immagini da importare nelle nostre scene. Andiamo a farlo, prendiamo il nostro OBS e quello che faccio io di solito per importare le cose nelle scene è prendere e trascinare il classico drag and drop. Importiamo le nostre quattro immagini, eccole qui, vedete che hanno
una risoluzione molto molto alta. Adattiamole tutte e quattro allo schermo. Una, due, tre e quattro, molto bene. E questa scena si chiamerà Scena Tutti, dove avremo queste quattro immagini. Allora, la scimmia la mettiamo qui. Va benissimo. Il cervo, dov'è il cervo? È questo qui. Lo mettiamo qui. Ok. Ancora qualche secondo, bene. Almeno facciamo le cose fatte bene. Ok. Il cervo va bene anche qui. Poi abbiamo gli elefanti. Che prendiamo e mettiamo dove, no, sto mettendo le cose troppo grandi. Anzi, proviamo anche a sovrapporre, così poi vediamo come va anche con elementi sovrapposti. E poi i koala non hanno spazio, però. Dove li mettiamo? Poveri koala. Spostiamo un po' più in qua la scimmia. Gli elefanti, anzi, la scimmia è troppo grande. Ok. Bene, facciamo così. Questo lo spostiamo qui. Questo lo mettiamo qui, per esempio. Questo. Questi che sarebbero degli animali, va bene. Qui. No, poveri, non gli si vede la faccia. Sì, ora sto prendendo un po' troppo tempo. Ok, dai, va bene. Non perdiamoci in chiacchiere. Abbiamo queste quattro fonti. Andiamo anche a lucchettarle per evitare di muoverle accidentalmente, vedete? Se non sapete usare OBS Studio, vi linko la mia guida completa, così capite per bene come funziona. Creiamo una scena che andiamo a chiamare. Come possiamo chiamarla? La chiamiamo Tutti Alti. Tutti Alti, ora capirete perché. Ok, uno scivolamento molto banale. Immagine. Abbiamo già quelle quattro, si possono importare tutte e quattro? No, allora le reimportiamo e facciamo prima. Sempre tramite il drag and drop. Facciamo così. Diamogli il tempo di importare le quattro immagini. Ok. Ah, vabbè, in questo caso ci dice due. Andiamo a ridimensionarle tutte, così da evitare problemi. Tac. Tac. Bene. Per ridimensionarle sto utilizzando il tasto Ctrl F sulla tastiera. Ok, ora ci prendiamo questa. Come posso fare? Deve essere lunga quanto lo schermo, ma alta. No, aspettate. Andiamo a ritagliarci la fonte. No, non va bene così, aiuto. Sta andando in conflitto con le macro che ho settato nell'altro computer. Aiuto, non me lo fa più ridimensionare. Ok, cerchiamo di fare le cose fatte bene, perlomeno, grazie. Non me lo fa più ridimensionare. Ok, questo me lo fa ridimensionare, perché questo no. Aspettate un attimino. Datemi qualche secondo e ce la facciamo, credo e spero. Niente, si è fissato che non me lo vuole far ridimensionare, quindi lo lasceremo così. Passiamo al cervo, neanche lui. Cosa sta succedendo? È esploso il computer. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il cervo lo prendiamo e ce lo ridimensioniamo. Proviamo a tagliarlo, quindi facciamo così e tagliamolo. Per esempio così e così. Deve essere più stretto. Ok, ora lo prendiamo e lo mettiamo qui. Poi, che cos'altro ci serve? Le nostre scimmie. Andiamo a tagliarci anche loro. Ok. Vedete, ora le sto ridimensionando. Con il tasto Alt sulla tastiera vado a tagliare. Ok, così va bene. Allora, tagliamo anche questo. Ok. Benissimo, in questa maniera abbiamo fatto. Bene, andiamo a sistemarci anche questa. Facciamo una cosa di questo genere, deve essere più lunga l'immagine. Quindi facciamo
Così. Ok, no, così è troppo. Ok, va bene, ora non stiamo a perdere tanto tempo, sennò poi il tutorial diventa infinito praticamente. Beh, andrà bene anche così. Passiamo agli elefanti. Eccoli qui. Facciamo una cosa di questo tipo. E vabbè, li mettiamo. Ora non perdo molto tempo. Semplicemente volevo creare due scene in cui c'erano tutti, però in maniera diversa per farvi poi capire il funzionamento. E questi li mettiamo qua. Ok, può andare bene. Poi eventualmente possiamo inserirci una fonte di colore come sfondo. Quindi aggiungiamo una fonte di colore. Ok, questo colore qui va bene. Facciamo così. Ridimensioniamo. Mettiamo qui Ctrl F. Ok, e spostiamo sotto di tutto. Tac, 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 tac. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo le nostre belle fonti. E ora possiamo finalmente creare una transizione Move. Aggiungiamo una transizione Move. Gli diamo un nome. Ecco, già qui dobbiamo capire una cosa. Ovvero, dobbiamo dire a Move Transition quando collegare le fonti. Per esempio, quando contengono lo stesso nome, oppure quando ci sono dei numeri, oppure quando l'ultima parola viene rimossa. Qui giocateci un po' voi. Nel mio caso, in Matched Items impostiamo leasing. Cosa sarebbe leasing in italiano? Come posso spiegarvelo? Come posso spiegarvelo in italiano? Vediamo. Easing. È l'andamento della transizione, se possiamo dire così, non so se esista come parola. Cioè, non è una cosa lineare, ma è una cosa modificata, ecco. Easing, allentamento. Ok, va bene, l'allentamento della transizione, no. Insomma, è più facile a farsi che a dirsi. Con is, in e out gli diciamo di fare un rimbalzello, vedete? Ora io nella transizione che state per vedere tra qualche istante ho impostato un easing, in e out, quindi tac, vedete, fa un rimbalzo, fa la transizione, fa un altro rimbalzo e torna indietro. Questo sarebbe l'easing, ta 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 ta. Vedete? Questo è l'easing in e out per farvi capire. Quindi lasciamo in e out la funzione, mettiamola back, dai. Mettiamogli anche una curva di 0,40. Possiamo eventualmente dirgli di sovrascrivere una transizione, ma non avrebbe senso. E possiamo eventualmente impostargli un tipo di scala. Questo era il matched items. Per quanto riguarda l'appearing items, ovvero gli elementi che compaiono, quindi quelli che sono nascosti ma che compaiono all'ingresso in questa nuova scena, facciamo questa cosa qui. Invece con gli elementi che scompaiono, per esempio un elemento che c'è in una scena ma che poi non c'è nella scena di destinazione, facciamo questa cosa qui. Diciamogli ok e vediamo. C'è qualche problema? Proprietà? Eccolo qui, avete visto? Ora, voi non l'avrete visto perché stavo allaggando tutto, però vedete la transizione? Molto carina. Ora, mi dispiace che stia allaggando tutto, però credo che abbiate capito il funzionamento. Lui mi fa un rimbalzo, mi fa leasing, come avete visto. E mi fa anche una leggera curvetta, vedete? Curva e poi torna. E lo sfondo, che è un elemento che compare e scompare, segue le proprietà della transizione di appearing items quando si va nella scena a tutti alti. Per esempio, potremmo dirgli che appaia da bottom right, ovvero da in basso a destra, e possiamo dirgli che appaia anche lui con un easing. Invece, quando scompare, potrebbe fare qualcosa di elastico e potrebbe scomparire in alto a sinistra, top left. Ok?
guardate lo sfondo, tac, entra da in basso a destra, tac, esce da in alto a sinistra. Questo sarebbe il funzionamento della transizione move. Aumentiamo leggermente il tempo, mettiamolo a 10.000, non 100.000. Cosa ho scritto? No, 10.000, così forse lo capite meglio. Tac, vedete? Va indietro, fa la curva, entra allo sfondo, arriva allo sfondo, fa l'easing ed è finita la transizione. A rallenti si capisce molto meglio, guardate. Rimbalzello, lo sfondo se ne va, gli elementi fanno la curvetta, fanno rimbalzello e arrivano. Questa sarebbe la transizione move con tutti i suoi parametri ben settati. Possiamo anche eventualmente visualizzare un'anteprima della transizione, vedete? Che sarebbe questa. Ora in questo caso non si capisce bene perché abbiamo poche fonti e quindi non si capisce molto bene. Questa sarebbe la transizione move. Ora avete imparato come funziona questa transizione move? Bene, dimenticatevi tutto perché la cosa cambia con il filtro Move Transition Override. Perché? Perché questa cosa fa molto ridere. Perché noi abbiamo appena capito come far andare le fonti, come farle entrare in un punto e come farle uscire in un altro. Bene, ora con il filtro Move Transition Override possiamo modificare questa cosa. Questa cosa fa davvero molto ridere, secondo me, perché questa cosa vi fa capire quanto in realtà sia altamente personalizzabile e soprattutto quanto sia confusionario nei primi momenti in cui lo si usa. Guardate, ora per farvi capire come funziona questo Move Transition Override, cambiamo schermo e andiamo in quest'altro schermo. Eccolo qui, guardate, questo è l'OBS che sta registrando il video. Attiviamo momentaneamente la modalità studio, così posso andare nella scena delle call to action, dove sono? Eccole qui. Per esempio in CTA YouTube noi abbiamo queste tre call to action. Abbiamo dei filtri, per esempio CTA YouTube, che sarebbe questa immagine qui, ha un filtro che è un Move Transition Override. Attenzione, questo filtro è l'unico filtro dei tre che vedremo durante il corso di questo video che può essere applicato alle singole fonti e non alla scena complessiva. Guardate, io ho questo filtro che è applicato alla singola fonte, attenzione, quindi può variare anche in base alla scena in cui si trova la fonte. Il Move Transition Override di questa call to action, attenzione, in questa scena, non in tutte le scene in cui si trova questa immagine, ma solo ed esclusivamente in questa scena, mi dice che mi deve apparire da in alto a sinistra. Perché? Perché la call to action è qui, quindi arriva da qui, top left, in alto a sinistra. Invece, per esempio, la CTA di Telegram, che sarebbe questa qui, quella blu, da dove mi arriva secondo voi? Vediamo se lo indovinate. Mettete in pausa il video. Esattamente, esattamente da top right, esattamente da in alto a destra. Perché qui, quindi entra da qui. È la CTA della newsletter, se avete ben capito il funzionamento, da dove arriverà? Esattamente da in basso a destra. Perché? Perché qui c'è la destra, in basso fa tac, 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 in questa maniera. Ma si stravolge tutto nelle CTA di Telegram. Perché? Perché ora Telegram è in alto a sinistra. Infatti, in filtri abbiamo quest'altro Move Transition Override per l'altra scena che dice top right. Perché top right? Qua non è la sinistra? C'è qualche problema? Appearing top right. Boh, vabbè. Perché? Nessuno lo ha capito. Però funziona bene, quindi non modifichiamo. La stessa cosa vale per le CTA della newsletter. Che arriva? Allora, dov'è? Eccolo, che arriva da bottom right. Perché? Ah, aspettate, c'è qualche problema. E quindi la CTA di YouTube da dove arriva? Scusatemi, è tanto per capire. La CTA di YouTube mi arriva da top left. Ah, perché questa cosa? Aspettate, devo ancora capire.
Tipo, se io entro in questa scena, però vedete che la transizione me la fa giusta? Devo ancora capire. Vediamo. Non lo so, vabbè, fatto sta che con il filtro Move Transition Override, noi che cosa possiamo fare? Possiamo dirgli di cambiare, per esempio, la posizione, l'easing di una singola fonte. Per esempio. Siamo in una scena in cui non c'è nulla. Ok, vabbè, ora la transizione dura mezz'ora. Ok, dove non c'è nulla. Per entrare nella scena tutti, per esempio, noi gli diciamo tra gli appearing items, eccolo qui, dov'è? Eccolo, di farci una transizione cubic senza curva con l'easing. Arriva tutto, attenzione, da in basso a destra. Ma io gli dico, ora non badate alla transizione che partirà adesso, io gli dico, il koala, anzi, il cervo, sì vabbè, ok? Il cervo, invece di farmelo arrivare da in basso a destra, fammelo arrivare da in alto a sinistra. Come faccio a dirgli questa cosa? Glielo dico con il Move Transition Override, questo filtro applicabile direttamente alle fonti. Appearing items, gli dico posizione, cos'era? Top left. Chiudi. E ora guardate. Aspettiamo che finisca la transizione, così vi faccio vedere la transizione d'entrata del cervo. Guardate. Tac. Vabbè, sì. Doveva ancora finire, scusatemi. Dobbiamo dargli il tempo perché abbiamo impostato 10.000. Questa è la transizione di uscita. Ok, entriamo in questa. Guardate il cervo da dove arriva. Arriva tutto da là in basso e il cervo lo vedete? Vedete il cervo? È arrivato da in alto a sinistra. Ovvio è che questi filtri, il filtro Move Transition Override, è applicabile anche alla scena, non soltanto alla fonte. Guardate, noi in tutti alti abbiamo questo Move Transition Override direttamente nella scena. Ah, ho capito perché allora. Perché io nelle scene delle call to action, vediamo se ho ragione, ho impostato il filtro della scena, giusto? Eccolo qui, infatti. Abbiamo scoperto una cosa in diretta mentre stavamo registrando il video, ovvero che se noi impostiamo un Move Transition Override per una singola fonte, e poi ne impostiamo un altro per la fonte, però lo impostiamo all'interno della scena. Quello della scena sovrascrive quello della fonte. L'abbiamo scoperto ora in diretta, quindi sappiate che succede questa cosa. Ok? Datemi un attimino. Ora mi sto un po' incasinando perché per farvi vedere questo PC sto utilizzando AnyDesk da un altro computer, quindi insomma, per evitare che non si sovraccarichi il computer, ho dovuto fare questa cosa. Ma lasciamo stare. Quindi Move Transition Override ci permette di modificare il tipo di transizione di una singola fonte all'interno della scena, oppure di una fonte di una specifica scena. In questa maniera possiamo differenziare, come ho fatto io, le varie transizioni in base alla call to action. Vedete? In questa maniera, ma se io dallo schermo entro nelle call to action direttamente in Telegram, mi arriva quella di Telegram da in alto a sinistra, perché il Move Transition Override della scena dice così, anche se il Move Transition Override della fonte CTA Telegram dice un'altra cosa. Quindi, ovviamente, le scene sono più importanti delle fonti e hanno priorità anche per quanto riguarda i filtri, perché ovviamente la scena contiene tutte le fonti, quindi è ovvio. Bene, Move Transition Override, dicevamo, ci permette di modificare il tipo di transizione che fa una fonte. Ora abbiamo il Move Source. Che cos'è il Move Source? È un altro filtro che, a differenza del Move Transition Override, ci permette di fare un'altra cosa, ovvero di muovere la fonte all'interno della scena. Questa, secondo me, è una bomba, perché noi che cosa possiamo fare? Questo filtro, attenzione, è applicabile soltanto alle scene.
andiamo ad aggiungere un filtro che si chiama Move Source, eccolo qui. E che cosa gli possiamo dire? La source servo, che sarebbe questa qui, in un secondo, con un easing in e out e con una funzione back, muovimela in esattamente 'sta posizione. Tac. Così. E ora che cosa gli diciamo? Gli diciamo get transform. Vedete che i valori sono cambiati. Inseriamo eventualmente una curva. A me piace sempre inserire una curva perché secondo me è molto carina. Ora guardate. Io sposto la fonte qui. Fatemela spostare qui e fatemela anche ingrandire per ritornare a una situazione iniziale. Guardate, attivo il filtro Move Source direttamente dall'occhiolino qui in basso. Truc! È andata qui in basso, in piccolo. Abbiamo mosso la fonte tramite il filtro Move Source. Ora. Abbiamo anche delle azioni che possono essere abilitate. Per esempio, possiamo dirgli di attivare questo Move Source quando il filtro diviene attivo nel final mix, ovvero quando entriamo nella scena praticamente. Eventualmente possiamo dirgli di impostare un Next Move e impostare un Move Source che lo fa ridiventare grande. Questa cosa potrebbe essere carina, Move Source 2. Poi che cosa gli diciamo? Sempre la fonte servo in 500 millisecondi, se non sbaglio. Impostiamogli anche uno start delay di un secondo. Questo perché? Perché così appena diventa piccolo aspetta un secondo prima di ridiventare grande. Gli diciamo di ridiventare grande, ovvero di riacquisire le seguenti dimensioni. Andiamo a spostarlo da capo. Lo facciamo nuovamente grande, torniamo qui nei filtri, gli diciamo get transform e vedete come i valori cambiano. Poi gli diciamo anche qui di utilizzare una curva che male non fa e nel move source che lo fa diventare piccolo, che cosa gli diciamo? Gli diciamo innanzitutto di iniziare la transizione un secondo dopo. Ora capirete perché sto facendo questa cosa. Praticamente voglio dirgli, vedete qui nelle azioni, gli ho detto di iniziare di abilitare questo filtro per far diventare il cervo piccolo quando entriamo in questa scena. E poi, dopo avermelo reso piccolo, fammi, ecco, eventualmente posso anche dirgli reverse, ovvero fai esattamente l'opposto, quindi fammelo tornare grande, ma noi vogliamo dirgli di farmi il move source 2, ovvero renderlo grande. E poi, in questa maniera, noi appena entreremo nella scena, diventerà piccolo e ridiventerà grande. Vediamo. Ora siamo nella scena nessuno. Ok, vabbè, questa transizione potrebbe anche essere più corta. Mettiamo 2000. Ok. Bene. Entriamo nella scena tutti alti. Entra. Il cervo è piccolo, il cervo è grande. Deve essere più corta la transizione. 500. Ok. Anzi, impostiamo un taglio così almeno capite velocemente senza dover aspettare ogni volta tutta la transizione che poi lagga lo schermo. Guardate. Tac. Cervo piccolo. Cervo grande. Questo è il move source tramite anche le azioni, i trigger e tutte queste cose qua. Immaginatevi una combo, per esempio avere una transizione move che vi fa muovere le fonti in una specifica scena, così ve le fa entrare nella visualizzazione di quella scena, poi magari tutte le fonti si zoomano e ridiventano piccole. Sarebbe carino
anche magari impostare un mob source quando riceviamo una sub su Twitch o un nuovo follower. Si potrebbe zoomare la nostra webcam a dismisura e poi dopo qualche secondo, potrebbe ridiventare piccola, mentre magari parte l'alert o mentre partono anche degli effetti speciali. Insomma, sarebbe molto carino molto carina come cosa. Torniamo in tutti alti, guardate, transizione, cervo piccolo, cervo grande. Move transition, il filtro move source, davvero utilissimo. Ma passiamo a un altro filtro che anche secondo me, cioè scusate, che è anche questo utilissimo, ovvero il move value. Questo capitolo che avete appena visto è comparso perché c'è un move value che l'ha fatto comparire. Altrimenti, se quel move value non avesse funzionato, voi non avreste visto la scritta move value in overlay sullo schermo. Perché? Perché io, nella scena dei capitoli, quella famosissima scena che vi ho mostrato in tanti video, gli ho detto: quando clicco un pulsante su dashboard, tu abilitami il filtro move value. Che cosa fa? Modifica l'opacità della scena così da renderla visibile al 100% e poi da renderla invisibile nuovamente dopo 6 secondi e mezzo, se non sbaglio. Questa cosa è davvero fantastica, secondo me. Possiamo farlo con qualsiasi filtro, ma voi forse non avete ancora capito la potenzialità di questa cosa. Il move value modifica i valori di un altro filtro di quella fonte o di quella scena. Questa cosa è una bomba, è una bomba. Guardate, guardate, guardate. Andiamo nei filtri e creiamo un nuovo filtro. Aggiungiamo un move value, ok, il filtro, creiamo un nuovo filtro chiamato correzione del colore, per esempio, e gli diciamo di mettere la saturazione a 0, di rendere praticamente la scena in bianco e nero. Questo move value che cosa fa? Mi prende il filtro correzione del colore, l'impostazione del filtro chiamata saturazione e me la porta a meno 1 in una durata di 300 millisecondi con uno start delay di 500 millisecondi. Bene, il trigger sarà quando diventa attivo nel final mix. Bene, e poi il next move sarà un move value che lo rende nuovamente a colori. Un altro move value 2, scriviamo colori. Bene, e quest'altro move value mi prende sempre il filtro saturazione. Scusate, il filtro correzione del colore. Il valore saturazione. Che cosa fa? Me lo riporta a 0, che sarebbe a colori, in 300 millisecondi. La funzione non ci interessa. L'easing, eventualmente possiamo inserirlo. E poi, da qui, che cosa gli diciamo? Gli diciamo start delay, eccolo qui, 500 millisecondi. In quest'altro, anzi, mettiamo, sì, no, 1000, 1000, 1000 va bene. 1000 millisecondi. E così nel move value numero 1, noi che cosa gli diciamo? Gli diciamo start delay 1000. Ora capirete perché. Gli diciamo di farci come next move il move value. No, scusate, il move value colori per renderlo nuovamente a colori. Chiudiamo. Guardate, usciamo dalla scena. Avete visto che è diventata a colori? Guardate. Truc, bianco e nero, quello lì va là. Intanto torna a colori e torna a essere grande. Ora, se proprio vogliamo fare i professionisti, potremmo dirgli: quando ci fai il move source 2 che mi fa diventare il cervo grande, mi fai come next move il move value. E così, dopo che il cervo torna grande, mi rendi tutto in bianco e nero. Vediamo se ha funzionato. Transizione, piccolo, grande. E nel frattempo è diventato bianco e nero e è tornato a colori, vedete? Questo è il funzionamento. Ora c'è stato un problemino perché gli avevo dato un altro trigger nella scena,
ovvero quando diviene attiva nel final mix. Non vogliamo più averlo, quindi togliamolo. Start trigger nessuno. Perfetto. Torniamo nella scena questa qua. Facciamo così. Transizione piccolo, grande, bianco e nero, colori. E questo è tutto l'insieme di cose che ci fa fare Move Transition. Ve lo rimostro ancora una volta. Transizione, la transizione Move, il Move Source e il Move Value, con anche il Transition Override in mezzo. Guardate, ve lo mostro ancora una volta perché sono troppo esaltato. Transizione Move Override che me lo fa arrivare da in alto, Move Source piccolo grande, Move Value bianco e nero, Move Value a colori. Queste sono tutte le cose che ci mette a disposizione Move Transition. Mamma mia, questo plugin è impressionante, ci mette a disposizione un sacco di cose e soprattutto ce le fa fare benissimo, funziona davvero molto molto bene. Il Move Value in particolare può farci fare cose anche con altri filtri. Immaginate per esempio di utilizzare OBS Shader Filter con il shader dell'arcobaleno per far muovere l'arcobaleno in base al Move Value e quindi alle cose che noi premiamo. Magari quando ci arriva un alert su Twitch, fai partire questo Move Value e quindi poi mi triggera quello che gira l'arcobaleno. Mamma mia, ragazzi, è una cosa impressionante, davvero. Ci permette di fare tantissime cose. Io mi sento esaltato quando parlo di questi plugin perché dopo un bel po' di tempo, devo dire, mi sono riuscito a creare tutte le mie belle transizioni che lancio tutte col mio dashboard, premo, clicco, giro e faccio tutte quelle cose lì e funziona benissimo. Ora, con una transizione Move vi dico che potete iscrivervi a questo canale con la campanella se non volete perdervi i prossimi video. Posso eventualmente togliere il logo con il Move Source. E poi, non ve l'ho detto, ma con la versione 27, ora ve lo dico nelle call to action perché mi è venuto in mente ora, posso impostare anche come transizione di mostra e nascondi una transizione Move. È quello che ho fatto io per farvi vedere e per far scomparire questo logo, quindi davvero impressionante. Poi con un'altra transizione Move vi dico che potete iscrivervi al mio canale Telegram, Chiocciola Tutorial Express, per link, contenuti extra e risorse esclusive che non trovano spazio su YouTube. Ecco, lì abbiamo già parlato molte volte di plugin di OBS, vi ho parlato di Move, di tutte quelle cose lì. E invece nella newsletter lì trovate dei tool, oltre ad OBS, anche cose per la produttività, per l'organizzazione personale, per la gestione dei propri progetti. Ecco, lì imparate davvero un sacco di cose se volete conoscere qualche tool interessante da magari imparare durante questo periodo estivo. Io vi ringrazio per la visione, vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo tutorial. A presto!